legislatura oppure per tirar fuori l'incoerenza del Movimento 5 Stelle, che adesso potrebbe preferire, anziché votare quel famoso taglio dei parlamentari che sta dicendo ormai da molti giorni, a aprire all'opzione del Partito Democratico di fare un governo di legislatura, così dimostrerebbe che quelli che sono attaccati alle poltrone sono loro. Tutto una strategia della Lega per fare la riduzione dei parlamentari, una vergogna, Licio Gelli, Nuova P2, sono tutti d'accordo per fare la dittatura contro i cittadini, una vergogna. Siamo di fronte a un inaspettato possibile prolungamento, anche se in realtà molto difficile, dell'alleanza con 5 Stelle. Qual è la tua valutazione a quest'ora? Cambieranno molte cose ancora, Claudio. Buonasera a tutti intanto. La mia valutazione è che l'opzione proposta adesso da Salvini sia suggestiva, scombini un po' il gioco, ma è un'opzione che non mi sembra che possa avere un grande... Votare la riduzione dei parlamentari appunto Salvini per rinsaldare la sua volontà di fare il nuovo fascismo, però vuol dire che il governo continua e appunto nuova P2 di Licio Gelli, dittatura contro i cittadini. Ecco qual è la vera natura del governo. E che paradossalmente proprio il punto su cui oggi Salvini ha aperto è uno degli ostacoli principali, cioè il taglio dei parlamentari, che avrebbe un impatto sul Parlamento e sulle istituzioni abbastanza importante. Quindi questo è il vero punto da chiarire. Allora, grazie Claudio Cerasa, rimane se poi ancora con noi, torniamo in aula, sentiamo cosa sta dicendo il Presidente Casellati. Grazie Presidente. La posizione che esprimerà il gruppo di Fratelli d'Italia è molto semplice, molto netta e molto lineare. Noi chiediamo ancora una volta di votare subito la mozione di sfiducia al governo Conte, stasera, domani, quando volete, ma facciamolo subito. Il governo Conte sopravvive a se stesso, Presidente e colleghi. Continua a esercitare i suoi poteri nonostante una mozione di sfiducia, nonostante le parole del vicepresidente del Consiglio Salvini, nonostante l'assenza dal banco del governo di tutti i ministri della Lega. E quindi non c'è altro da fare. Votare subito. Tutta una buffonata dell'intervento qui del senatore mette in evidenza che è tutta una buffonata per realizzare la dittatura della diminuzione dei parlamentari. Se non mi da togliere è quello della riduzione dei parlamentari, noi siamo prontissimi. L'abbiamo già fatto, già votato 3 volte, lo possiamo fare anche una 4ª volta. E sono tutti d'accordo anche Fratelli d'Italia che vogliono fare la vita della vogliono come qualche furbetto. Ecco qual è il problema, che vogliono parlamentari sì, ma certezza della data del voto. Questa è una cosa inconciliabile. Sono tutti giochini per fare sa benissimo che non si può fare quella riduzione parlamentare, si voterà l'anno prossimo. Sono tutti d'accordo per fare il nuovo fascismo. Una vergogna. A Fratelli d'Italia sempre praticato. Fratelli d'Italia nuova opinione di Ciocello. Fare nuovo fascismo. L'abbiamo fatto successivamente, rimanendo coerenti con il nostro programma elettorale, facendo un'opposizione patriottica, un nuovo fascismo, Licio Gelli, nuova P2, sono tutti d'accordo con 5 Stelle e la Lega. Riteniamo giusto fare opposizione dura in transizione. Una vergogna. E adesso noi però ci rendiamo conto, constatiamo che l'esperimento governativo è fallito, come era facile immaginare, come avevamo detto 1000 volte. Abbiamo sentito, possiamo andare in studio. Una vergogna, vogliono fare la dittatura contro i cittadini, opponiamoci anche con la presentazione del Movimento 4 dicembre, Quarto Polo, contro la dittatura della diminuzione dei parlamentari. Ecco qui, Forza Italia, partito di Berlusconi, ex tessera 1816 della P2. Intanto al direttore Mulè voglio chiedere che mossa è quella di Salvini, perché ci stiamo tutti un po' interrogando su questo. Lui vuole approvare una legge che aveva portato avanti, quindi vuole tenere il punto e poi... Insomma, qui oramai siamo ad Agatha Christie, quindi bisogna togliere come i 7 piccoli indiani. La mossa, secondo me, ma insomma adesso poi ce lo spiegherà, lo capiremo meglio nelle prossime ore, consiste in questo: io vi tolgo l'alibi
che sono quello che vuole conservare le poltrone, vi tolgo l'ultima freccia, quindi sono disposto a votare la legge, quindi l'ultimo passaggio, essendo il cosiddetto meccanismo aggravato delle due votazioni, dopodiché gli atti conseguenti all'approvazione della legge costituzionale non è necessario che vengano fatti immediatamente, cioè la prossima legislatura può impegnarsi a ridisegnare i collegi, rifare la legge elettorale, posto che il principio sancito poi avrà seguito non nell'immediato, ma nella prossima legislatura. Però questa è una mia interpretazione, non so se sarà quella vera. Direttore, è una vergogna, un'interpretazione che non sarà, perché non possono, non possono sciogliere il Parlamento se non prima, se non fanno tutti questi passaggi della legge costituzionale. Una vergogna, non lo vogliono solo fare la dittatura contro i cittadini, allungare appunto questo patto della dittatura, nuova P2 Licio Gelli, per fare la dittatura contro i cittadini. Una vergogna, Salvini, Di Maio, Bonafede, Fraccaro, Di Maio, Di Battista, nuovi fascisti, nuova P2 Licio Gelli. Ecco, che era anche in Forza Italia, che il partito di Berlusconi, che aveva la testa al Movimento 116 della P2, che ha votato la riduzione dei parlamentari. Una vergogna. Secondo noi la strada è semplicissima, anche perché si sono sentiti, hanno parlato, e poi ripeto, è una giornata convulsa per Matteo Salvini, per quello che stiamo anche vedendo al Senato. Centrodestra non nascerà con le prossime elezioni, ma proseguirà un percorso. Centrodestra, nuova P2 e Licio Gelli, eccola. Dagli italiani, dal Friuli, Venezia Giulia, la Sicilia, quindi non dobbiamo creare nulla di nuovo, non dobbiamo fare un'alchimia come quella che gli stregoni. Perché poi, oltre alle elezioni parlamentari, il potere al Presidente della Repubblica, la dittatura. Vota, il Parlamento viene esautorato da tutte le prerogative, superpoteri al Presidente della Repubblica, e la dittatura, programma del Primo Licio Gelli, realizzato completamente. La crescita, Salvini, una nuova dittatura. Il lavoro, favorendo le lobby dei privati, del capitale privato, di Benetton, delle autostrade, rinnovate anche dai 5 Stelle a Toti, tutte al capitale privato che prevarica il bene comune dal punto di cittadini, che prevarica lo Stato. Si prende le concessioni e frega i soldi a pubblici, che potrebbero essere utilizzati per le spese sociali. In un unico listone. Una vergogna, nuova P2 Licio Gelli, presentiamo le liste al Movimento 4 dicembre. Una vergogna, preservato la dittatura, nuova P2 Licio Gelli. Però intanto abbiamo capito che Salvini ha preso tempo sulla crisi. Lì, nuova P2 Licio Gelli, ecco quello che ha fatto, la dittatura. Secondo me entro agosto comunque l'iter si completa, e secondo quello che ho capito si può andare ugualmente a votare. Poi magari mi sbaglierò. Direttore, nuova P2, nuova P2 Licio Gelli, una vergogna.